Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il Terzo Tempo Live. Il Pescara risponde presente sul campo della capolista del campionato, l'Empoli di Alessio Dionisi. Finisce 2-2, una prestazione importante dal punto di vista caratteriale. Ha fatto il massimo, lo dobbiamo dire da subito. Il Pescara è un punto che va al di là della classifica, che rimane molto ma molto deficitaria, però è un pareggio davvero molto ma molto importante sul piano psicologico. Le reti 2-2 finita, Busellato aveva portato in vantaggio la Pescara al 48esimo, poi al 62esimo il pareggio di Ricci, al 71esimo il 2-1, il sorpasso impolese con la Mantia. Tra l'altro Dionisi aveva effettuato tre cambi con l'ingresso in campo di Bairami, Mancuso, il grande ex la Mantia che dunque porta in vantaggio l'Empoli al 71esimo, il pareggio di Macin al 78esimo, Brignoli aveva intuito il calcio di rigore che era stato fischiato per un fallo di mano, diciamo così, di Pirrello, braccio leggermente staccato dal corpo su cross di Nzita che aveva rilevato Masciangelo sul dischetto Macin. Brignoli è riuscito a intuire, ma la respinta, il tapin è stato dello stesso Macin, che firma così il suo primo gol con la maglia del Pescara. Dal giorno del suo ritorno non realizzava una marcatura col Pescara dal 7 dicembre 2019, 2-2 col Venezia proprio di Alessio Dionisi. Buonasera Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Ha fatto il massimo il Pescara? Sì, considerato l'avversario che aveva di fronte ha fatto il massimo, ma finalmente siamo qua a commentare una partita nella quale il Pescara ha dato segnali di vita anche dal punto di vista del temperamento, del furore agonistico, della cattiveria che mancavano da un po' di giornate, quindi sono segnali importanti per il proseguio che lasciano ben sperare, al di là dell'aspetto tattico e di tutte le scelte che poi competono al mister. E oggi ho visto una squadra viva rispetto all'ultima prestazione. E soprattutto scelte logiche, no? Una formazione logica messa in campo dal tecnico Roberto Breda. Allora andiamo, è già pronto Enrico Giancarlo, il nostro inviato all'esterno dello stadio Castellani di Empoli. Buonasera Enrico. Buonasera, ben trovato a te, un saluto anche a Fabio Ferraresi, naturalmente un saluto a Danilo Cinquino in regia. Noi siamo proprio dietro alla pullman del Pescara e c'è una bella atmosfera, perché comunque questo è un punto importante. Io sentivo quanto dicevi poco fa in introduzione, Massimo, però che il Pescara ha fatto davvero il massimo, ed è vero, perché ha giocato contro la prima della classe che comandava prima di questa sera con 6 lunghezze di vantaggio sul tandem Chievo-Verona-Monza. Ha tanta qualità, l'ho anche dimostrato a tratti, ma il Pescara oggi mi è piaciuto e mi è piaciuto per tanti aspetti. Andiamo però a raccontare la gara. Empoli-Pescara 2-2, due brividi subito in apertura per il Pescara, perché Ricci con il piatto arriva in corsa su un cross che arriva dalla destra, Fiorillo Immobile, la palla sfiora il palo. Qualche minuto più tardi sempre Ricci salta a Balzano, cross basso, questa volta il colpo di tacco in bello stile di Moreo sfiora l'altro palo, anche in questo caso Fiorillo non poteva proprio arrivare. Il Pescara replica un minuto più tardi con una giocata di Macin che manda in area di rigore Busellato. Busellato controlla e serve Seter che non è tanto convinto, calcia debolmente di poco a lato, era una buona palla gol. Poi da segnalare un buon Pescara che ha imbrigliato l'Empoli, che non si è reso più pericoloso dalle parti del Fiorillo, e 3 cartellini gialli sventolati dal direttore di gara, 1 per l'Empoli, 2 per il Pescara, tutti per gioco falloso. Nello specifico sono stati ammoniti in casa biancazzurra Bocchetti per fallo su Romagnoli e Seter che ha trattenuto As che stava provando a ripartire. Nel secondo tempo, dopo pochi minuti, il gol del vantaggio del Pescara. E che gol, Massimo! Busellato recupera palla nella propria metà campo, corre 60 metri, palla al piede, è ottimo il movimento di Seter che chiama Romagnoli sulla sua corsa, Busellato fa tutto da solo, arriva, calcia con il sinistro e trova l'angolino basso, Pescara in vantaggio. L'Empoli però subito reagisce, lo fa molto bene, può inserire tantissima qualità il tecnico Dionisi.
Bairami, che per me è entrato benissimo, La Mantia e l'ex, il grande ex, Leo Mancuso. Ricci si fa trovare pronto proprio su una ribattuta. Nel primo tempo il suo piatto ha sfiorato il palo, trova però subito il gol dell'1-1. Arriva il raddoppio, ma prima il Pescara poteva in due circostanze segnare, soprattutto con Busellato, che su un cross che è arrivato dalla sinistra è andato a colpire con il corpo a due passi dalla porta. È stato bravo Brignoli a farsi trovare proprio sul punto esatto dove ha mandato il pallone Busellato, che poi per frustrazione ha anche fatto un brutto fallo, diciamo da cartellino arancione, è stato graziato con il giallo. Breda l'ho richiamato subito e inserito Busellato. Il 2-1 è arrivato con un cross lungo dalla destra, è stato bravo La Mantia a saltare sulla testa di Balzano a trovare l'angolino basso con l'aiuto del palo interno. Odgar è entrato al posto di Seter, è imbeccato da Omeonga con il destro a giro, ha sfiorato il pari. Pari che è arrivato qualche minuto più tardi, cross di Nzita, entrato bene in partita, Pirrello con il braccio leggermente largo, tocca il pallone, dal dischetto va Macin che si fa respingere il tiro da Brignoli, ma è lesto sul tapin a trovare il 2-2. Nel finale Bairami spaventa una volta Fiorillo, che però è bravo in due tempi a bloccare, non succederà più nulla. Empoli-Pescara 2-2. E io direi che è un bel punto massimo, con un punto esclamativo sulla compattezza di squadra, tutto un altro atteggiamento rispetto alla prova vista contro la Regina. Non c'è dubbio alcuno, siamo in perfetta consonanza questa sera, perché effettivamente il Pescara ha risposto presente, non era affatto facile dopo la figuraccia, no? Adesso lo possiamo dire senza tema di essere smentiti di sabato, Fabio, no? Sì, no, il Pescara, come dicevo prima nel preambolo, secondo me ha fatto una buona gara sotto tutti i punti di vista, però è chiaro che, come dicevamo prima a microfoni spenti, Massimo, è vero che probabilmente questa squadra deve giocare a tre dietro perché ha delle caratteristiche difensive che determinano questo modulo, però se giochi a tre non puoi prescindere, dal mio punto di vista, da Seter. Sì, certo, sono d'accordo. Assolutamente. È chiaro che poi se Seter qualche partita deve rifiatare, perché sappiamo tutti ha dei problemini fisici e bisogna gestirlo, nelle partite in cui non può giocare per forza di causa maggiore devi trovare per forza un'alternativa, o recuperi palla un po' più alto oppure metti qualche uomo più offensivo per accompagnare la fase offensiva. E oggi si è visto chiaramente che avendo lui davanti, buttando qualche pallonata anche a casaccio, riesce a far salire la squadra, perché lui ha forza fisica, ha gamba, ha struttura per far sì che poi la squadra riesca a salire, e quindi è imprescindibile nel momento in cui tu decidi di difenderti un po' più basso. E io questo sì. Rimarcavo quando comunque criticavo alcune scelte del mister Breda. Poi è chiaro che, come dici tu, probabilmente questa squadra per caratteristiche deve giocare a tre, perché Bocchetti comunque è un po' fine carriera e negli ultimi anni ha fatto sempre questo ruolo e fa fatica ad accettare l'uno contro uno, a tenere alta la linea, ed è lui che comanda la linea difensiva, quindi chiaramente dipendiamo molto anche da lui come giocatore singolo. E allora se giochiamo a tre, però abbiamo bisogno di gente che poi debba allungare ogni tanto, certo, la squadra e cercare di farci salire. Oggi con Setter si è visto nettamente un cambio di atteggiamento, perché poi siamo stati spesso e volentieri pericolosi. Assolutamente. Tra l'altro c'è da dire, Enrico, che appunto Busellato è stato ammonito, come giustamente ricordavi tu, anzi ha rischiato lì effettivamente l'espulsione, sì, su quella reazione ai danni di Parisi, che è stato tra i migliori dell'Empoli insieme con Samuele Ricci. Però Busellato purtroppo salterà, era diffidato, il match interno con il Venezia, il programma sabato alle 14. Busellato, sinceramente un elemento a mio avviso imprescindibile in questo momento, perché fa legna, è aggressivo, ha fatto anche gol questa sera. Enrico? Sì, diciamo che rientrerà De Sena in quel ruolo che ha scontato questa sera la squalifica. Io stavo guardando le operazioni di manovra del pullman del Pescara, vedete alle mie spalle. Non so se mi riuscite a vedere bene, ho acceso una torcia d'emergenza davanti. Sì, sì, si vede infatti di illuminare un pochetto la situazione. Abbiamo anche chiesto, visto la bella sorpresa di questa sera a Empoli, se possibile che possa venire qualcuno. Noi ci proviamo, ricordiamo che i dirigenti non ci sono
ad Empoli non c'è nessuno del Pescara. Io volevo sottolineare un aspetto, intanto l'importanza di Scognamiglio in questo sistema, in questo pacchetto arretrato, perché a me è sembrato che abbia dato molto compattezza e anche molta sicurezza. Prima cosa. Seconda cosa, come è cresciuto nell'arco della partita Tabanelli, sicuramente meglio che non da trequartista, visto sabato scorso contro la Regina, e mi voglio augurare che il gol arrivato sul tapin abbia sbloccato Machin, perché Machin ancora non è quel giocatore che conosciamo molto bene a Pescara. Poi sono stra d'accordo con voi, so se lo dicevi tu Fabio, Massimo, ma comunque l'avete detto da studio, che Setter è imprescindibile, perché è vero che Odgaard ha dei numeri, è un bel giocatore, anzi è un ottimo giocatore, ma se giochi così Setter diventa determinante, impossibile farne a meno. Assolutamente, magari potremmo vedere un giorno, magari anche breve, Setter e Odgaard insieme, no? Perché no? Due punte sì. Di ruolo, poi è chiaro, non dovrà ci dimentichiamo fare... che tornerà Giannetti, non ci dimentichiamo certo, che da certo. Sabato sarà regolarmente a disposizione, potrebbe tornare sì. Dal primo minuto anche Cristian Galano. Assolutamente, Galano che è stato convocato dopo l'infortunio della caviglia, che evidentemente ha già smaltito, tra l'altro... Vi dico questo Massimo, sì. Si era anche tolto la tuta Galano. Sì, infatti quello ti volevo chiedere, perché avevo visto una cosa del genere, quindi mi confermi che stava eseguendo gli esercizi di riscaldamento? No, si era proprio tolta la tuta, il gol del 2-1 probabilmente ha cambiato i piani di Breda, perché forse è un po' strano a dirlo, ma se non avesse segnato il 2-1 l'Empoli sarebbe entrato probabilmente Galano per Machin, invece sì. Ha voluto dare più spinta sulle fasce mettendo forza. E ha fatto bene secondo me. Ha avuto ragione Breda, sì, tu sai sì. Massimo quanto l'ho criticato Breda, però devo dire che oggi le ha indovinate praticamente tutte, forse se vogliamo trovare un neo alla prestazione di questa sera, però non ci dimentichiamo chi il Pescara aveva di fronte, dopo il gol del vantaggio si è nuovamente abbassato come nei primi 10 minuti. Lo so, però non è che possiamo adesso sperare tutto in 90 minuti. Intanto è arrivata questa risposta, sono d'accordo con te, è chiaro che però col passare del tempo secondo me dovrà prendere anche un po' più di sicurezza, anche perché l'aspetto psicologico, Fabio, in questo momento è fondamentale, cioè non era facile dopo 4 sconfitte consecutive andare sul campo della capolista ed essere così spigliati, diciamo, no? Come magari ci auguriamo che possa diventare il Pescara nelle prossime settimane. Sì, l'aspetto psicologico è determinante, infatti secondo me nei primi 15 minuti un po' ne abbiamo risentito, l'Empoli sì. ha creato, noi stavamo molto bassi, un po' impauriti sì. E grazie a Dio non abbiamo subito gol, perché se fosse successo... Però bassi, Fabio, hai ragione, però attenti, sì. Molto attenti a chiudere tutte le linee di passaggio, cioè una squadra ordinata. Sto io ho visto solo dicendo sera. Che loro comunque, grazie alla manovra che riescono a gestire e a fare, hanno creato un paio di occasioni importanti, sì, no? Sì. E magari in altri momenti con le due palle, una delle due va dentro e poi la partita diventa complicata. Certo. E invece siamo stati un pizzico fortunati e da lì abbiamo iniziato a capire che la partita si poteva fare, perché comunque l'Empoli non è Real Madrid, è una buona squadra, una squadra di categoria, una squadra forte, però la squadra ha acquisito sicurezza nei minuti. Sì. E oggi, come dicevi tu ed Enrico, Breda ha fatto delle scelte oculate, giuste, una formazione ben messa in campo, le vostre analisi sui singoli sono corrette, Scognamiglio in una difesa 3 in Serie B è ancora un signor giocatore, certo, quando certo. Sta bene, un giocatore fisico, un giocatore cattivo. Io anch'io spesso e volentieri l'ho criticato, però l'ho criticato nei momenti in cui ha fatto degli errori che da lui non ci si aspettano, magari non stava benissimo. Partita impeccabile secondo me, scusa se ti interrompo, anche di Gutt. Gutt ha fatto meglio rispetto alle ultime. E su Machin, come dice Enrico, vedendolo dalla televisione mi sembra un atleta che in questo momento non è proprio atleta al 100%. Devi trovare un po' la forma. Non voglio mettere dito sulla piaga, perché so che ci sono state anche delle polemiche sui social, è stato multato dalla società, sicuramente non è un bel periodo per nessuno, però... Vedere un giocatore come Machin che sta forse, non voglio esagerare, 3-4 kg sovrappeso, chiaramente sì, è vero. Non è un bel segnale per chi guarda, perché
giocatore importante che è venuto qua per fare la differenza. Io credo che lui si debba mettere subito a regime, in forma, perché la società praticamente nel mercato di gennaio l'investimento più importante credo che l'abbia fatto su di lui e sì. si aspetta tanto da Mancini. Io credo che il Pescara adesso sia equilibrato in tutti i reparti, anche sul reparto offensivo che spesso abbiamo criticato dicendo che molte formazioni erano più forti di noi, più avanti di noi, con più ricambi di noi. Un reparto offensivo con Setter, Odgaard e Giannetti, e ci metto anche Galano, è un reparto offensivo di tutto rispetto che può ambire alla salvezza. Sì, sì, assolutamente. Insomma, questi sono segnali incoraggianti che arrivano da Empoli. Enrico, tra l'altro, c'è da dire, altra sostituzione secondo me è indovinata da parte del tecnico, l'ingresso in campo di Rigoni in quel momento della partita non facile al posto di Valdifiori. Rigoni si è piazzato davanti alla difesa, è andato a sporcare tutte le traiettorie anche grazie alla sua fisicità, alla sua sagacia tattica, perché è un giocatore molto bravo sotto questo profilo. Enrico. Assolutamente Massimo, Rigoni ha fatto un'onesta partita. Io a dire il vero pensavo che entrasse al posto di Busellato, invece credo che la partita di questa sera abbia detto che la coppia sia Busellato o Mionga, nel senso il giocatore di gamba, di corsa, di rottura certo. di Breda, se non è Busellato è o Mionga, questo almeno ha detto la partita. Io... tra l'altro ha fatto bene, no, hai ricordato giustamente o Mionga. Oggi o Mionga è entrato davvero bene in partita. Assolutamente sì, è entrato molto bene, aveva tra l'altro costruito l'assist per Odgaard sì. con il destro di Odgaard che ha sfiorato il palo. Diciamo che è stata una partita completamente diversa rispetto a quella contro la Regina, una partita facsimile per atteggiamento e per qualità a quella vista al Bentegodi contro il Chievo. Prima in classifica il Empoli, secondo in classifica il Chievo, due prove super del Pescara, che forse è vero quello che diceva Dionisi, non merita questa posizione in classifica. Sì, è chiaro che noi attendiamo conferme, sicuramente la difesa a tre si attaglia meglio alle caratteristiche di questo organico, però poi ci vuole un atteggiamento giusto, come sottolineava spesso, lo ha fatto con dovizia di particolari lo stesso Fabio, perché ti puoi mettere anche a 5, però se poi le distanze tra i reparti sono lunghissime non riesci a risolvere nulla. È stato bravo secondo me Fabio, anche Bellanova in quei 15 minuti finali. Sì, è entrato bene. Andiamo da Breda. Ci siete? Sì, ci siamo. Ci siamo. Sì, ci siamo, di solito c'è Luigi. Ci siamo. Vai, Max, di tu. No, perché siamo in diretta, quindi non so se possiamo partire. Buonasera mister, Luigi Di Marzio, il centro. Sicuramente ha tirato un bel sospiro di sollievo stasera, cioè, insomma, sia per lei che per la squadra, ma la dimostrazione che quando questa squadra è in campo secondo la testa di Roberto Breda qualcosa di interessante si è visto, quando probabilmente l'allenatore deve andare incontro alle esigenze anche esterne, quindi mi riferisco alle scelte fatte durante il mercato, quindi con tantissimi giocatori da gestire, da provare a mettere nello scacchiere, qualcosa si inceppa. Però la dimostrazione è che questa sera la squadra è sembrata viva, con dei limiti sicuramente, ma almeno viva. Ma non era facile giocare, perché quando tu vieni da 4 sconfitte e vai a casa da capolista è logico che soprattutto nella fase iniziale giochi un pochino con timore, e poi col tempo si sono anche sciolti i ragazzi, perché poi nel secondo tempo si è ripartito molto meglio, si è riuscito a utilizzare lo spazio che loro ti concedevano. Invece al primo tempo, proprio nelle cose anche più semplici, a volte la palla l'abbiamo mossa un po' male, però era la partita che dovevamo fare, perché davanti a una squadra che gioca anche veramente bene, dovevamo cercare di fare questo tipo di gara, sapendo che non potevi andare a imporre il tuo gioco, dovevi cercare di sporcare quelle che erano tutte le loro linee di gioco e poi dopo ripartire. Abbiamo fatto bene, poi insomma va bene così oggi, nel senso che siamo tornati anche appunto a ritrovare le nostre certezze e a ritrovare lo spirito che era un po' di partite che non avevamo più. Ci sei? Sì, ecco, ci sono. No, infatti, come diceva lei, insomma, una grande attenzione, secondo me, sul piano proprio della fase di non possesso. No? La linea difensiva, secondo me, è stata inappuntabile oggi. Sono state
chiuse tutte le linee di passaggio, soprattutto nel primo tempo. C'è stato anche maggiore coraggio, come diceva poc'anzi, nella ripresa. È un punto da cui bisogna assolutamente ripartire. Ma sì, perché intanto è stata una dimostrazione anche di essere una squadra che è viva, perché soprattutto sul 2-1 per loro poteva diventare veramente difficile, magari sbandare. Invece siamo rimasti in partita, ci abbiamo provato, ci abbiamo provato anche dopo, partendo dal presupposto che con tutta, sì, non ha avuto tante occasioni, però la palla del 2-0 vera l'abbiamo avuta noi, e se va 2-0 poi magari diventa anche un'altra partita, però va bene così, nel senso che mi è piaciuto veramente come sono stati coinvolti tutti i ragazzi, chi ha giocato, chi non ha giocato, e come veramente hanno interpretato questo tipo di gara, non partendo battuti, nonostante questi appunto siano i più forti, e cercando fino alla fine anche di provare a vincere. Buonasera mister, Paolo Renzetti di TV6. Volevo chiederle come si può spiegare secondo lei questo Pescara dottor Jekyll e mister Hyde nel giro di pochi giorni, partita bruttissima, davvero imbarazzante con la Regina, questa sera al cospetto della capolista invece prova di grande sostanza, non solo sul piano del gioco, delle occasioni, ma anche del temperamento. Si è rivista quella squadra per certi versi che avevamo visto per esempio nel match col Monza, in quello col Cittadella, e anche per certi versi nella gara di Reggio Emilia. Ha fatto bene questo mini ritiro al Pescara? No, penso che i problemi sono altri, perché appunto ha detto bene il suo collega Di Marzio, io forse ho peccato anche un po' di presunzione, forse però andava anche fatto nel cercare di nell'inserire più nuovi possibile, cercare magari un'identità nuova, e andando a lasciare quella che invece ci aveva fatto fare in 8 partite 12 punti. È la colpa mia, perché sono stato un po' superficiale, perché poi i ragazzi fanno quello che gli chiedi, e anche oggi non è che sicuramente avevano una grandissima voglia, però è logico che poi la voglia viene supportata da quello che sai che ti aiuta in campo, e che hai visto che ha funzionato anche con squadre grosse, perché appunto sei andato a vincere col Monza e hai fatto altre partite importanti. Però credo che quel tipo di tentativo andava anche fatto, e adesso bisogna essere bravi invece a inserire tutti i nuovi in questo contesto, perché poi dopo le partite sono tante, perché poi dopo appunto dobbiamo secondo me cercare di sfruttare al massimo quelle che sono le caratteristiche di tutti quanti. Scusi mister, posso giusto per approfondire, praticamente lei ha esagerato nell'inserire i nuovi tutti in un'unica soluzione nella partita con la Regina, questo sta dicendo? No, più che altro il cambio tattico, che magari, ecco. Se no di poi non è il discorso dei nuovi, è che ho tolto delle certezze un po' a tutti quanti, ecco, perché noi avevamo avuto certi tipi di equilibri alti o bassi, la difesa 3 per cercare di recuperare un posto davanti o in mezzo, ho tolto un po' di certezza dappertutto, e quando tu passi da 3 a 4, da 5 a 4 ci vuole tempo, perché proprio i meccanismi difensivi sono completamente diversi. Col senno di poi non lo farei più, però credo che in quel momento andava fatto. Valerio? Sì, buonasera mister, le volevo chiedere in chiave futura, da qui alle prossime partite, chiede maggiore pressione soprattutto agli attaccanti, soprattutto nella prima fase, perché forse oggi sono gli unici che si sono abbassati tanto, facevano tanto alzare l'Empoli, invece magari andare subito con una pressione agli attaccanti vi potrebbe far subire di meno le manovre degli avversari. Ma dipende molto anche dall'interpretazione che vuol dare alla gara e dall'avversario che hai di fronte, perché loro hanno una grandissima capacità di muovere la palla avanti e indietro con pochi tocchi, e quindi rischiano di portarti veramente dove vogliono, e nel portarti dove vogliono poi dopo magari salta quello che saltano i riferimenti sulle zone nevralgiche del campo. Oggi l'idea era quella di schermarli e poi di ripartire con velocità con quelli che hanno le caratteristiche per ripartire, e secondo me soprattutto nel secondo tempo l'hai fatto molto bene, perché appunto hai fatto l'1-0, hai avuto l'occasione del 2-0,
anche altre situazioni sono state interessanti. Poi dopo non è che uno deve andare con un unico canovaccio, in base all'avversario, in base al momento della gara devi capire cosa, quale utilizzare. Come anche il discorso di difesa a 4 magari può diventare buono in qualche altro momento di gara o anche in qualche altra gara, però credo che sia importante soprattutto continuare a cavalcare le nostre certezze. Mister, però credo che questa squadra, mi sembra di capire, in base anche a quello che ha detto lei poc'anzi, che possa fare soltanto questo tipo di gioco, cioè contenere e ripartire da qui alla fine del campionato. Potrebbe, secondo me, è solo questa l'arma che può darvi ancora un briciolo di speranza per la salute. Ma hai fatto delle partite che anche non così, anche col 3-5-2, perché se penso che ne so, al secondo tempo col Brescia sei andato a prendere gli alti, all'inizio con l'Ascoli sei andato a prendere gli alti. Non è un discorso di come andarli a prendere, è un discorso di come avere equilibrio, alti o bassi che sia. Poi insomma dipende appunto molto anche dall'avversario che hai di fronte, perché passa tutto dalle caratteristiche loro. Noi non credo che in questo momento possiamo permetterci anche di pretendere di comandare il gioco, dobbiamo fare punti in qualsiasi maniera e salvare la categoria, che è la cosa più importante. E questo certamente vuol dire anche utilizzare le qualità dei nostri giocatori, però vuol dire anche mantenere un certo equilibrio, perché se faccio un esempio, se su 4 sconfitte tu fai 2 pareggi, brutti o non brutti che siano, magari ti trovi con 2 punti in più e togli dei punti magari alla concorrente diretta, che alla fine te li ritrovi. Quindi noi dobbiamo pensare veramente una partita alla volta a portare a casa il massimo, ma anche oggi l'idea di provare a vincere c'è avuta fino alla fine. Poi è logico che è facile, però se guardo il modulo è relativo, perché forse abbiamo creato più oggi, anzi quasi sicuramente più oggi con un difensore in più rispetto all'ultima partita che avevi invece più giocatori offensivi davanti, quindi è sempre tutto relativo. Senta mister, questo è un mea culpa che le fa onore, perché in sostanza lei sta dicendo diciamo in maniera palese che si è snaturato. No, non è che mi sono snaturato, perché io ho giocato anche altri anni e anche con dei buoni risultati con la difesa 4. Forse no, io dico in base, no mister, però dico in base alle caratteristiche dell'organico, è questo il punto. Ma forse anche non c'era il tempo, perché tu appunto per avere certi automatismi, a cosa ti richiede la difesa 4, per come la vedo io? Ti richiede una compattezza e una distanza tra i reparti che richiede tempo, ed è quella che un pochino invece noi pensavamo venisse da sola, ma certo che è colpa mia, perché alla fine in campo sono io che rimango, quindi penso che sia sempre, che dipenda sempre da me. Posto? No, se posso Massimo una... Posso, grazie. Allora, mister, in una serata ovviamente positiva, lo dicevo anche prima, sul piano del gioco, ovviamente anche del risultato, al di là del gol segnato sulla ribattuta del calcio di rigore, questa sera abbiamo visto, almeno a mio avviso, un Machin molto molto sottotono. E come mai questo giocatore, sempre un po' antipatico parlare dei singoli, però questo è un giocatore su cui credo il Pescara punti molto, e la società ha fatto tanto per riportare Machin a Pescara, però nelle occasioni in cui l'abbiamo visto in campo in quest'ultima fase il giocatore è sembrato un po' fuori anche degli schemi, un po' fuori dalla partita. Perché secondo lei? Per me ha fatto una partita invece di grande sostanza, perché ha dato una mano in tutte le parti e ha provato. Poi loro sono molto bravi a spegnere immediatamente le fonti di gioco, e quindi a maggior ragione su un giocatore come lui spesso e volentieri sono andati a raddoppiare, a triplicare, però a me ha dato una grande mano a tutti i compagni e secondo me ha fatto una grande partita. A volte appunto andiamo a cercare l'estetica, lui l'estetica ce l'ha, però ha messo una grandissima sostanza. Sono convinto che con il tempo anche la sua condizione un pochino migliorerà e potrà fare ancora meglio, però per come ha fatto oggi a me piace, è piaciuto e credo che abbia dato una grande mano ai compagni. Posto? No, io... Ultima Massimo? Sì. Buonasera, buonasera mister, questo pareggio lo possiamo definire una vittoria di Breda, una vittoria del gruppo, un segnale alla piazza, alla società o a che cosa? Qua a Sassolini ci sono nessuno da, non è proprio il caso, qua c'è da far punti e basta, oggi è un punto,
strappato coi denti con una grande prestazione. Poi dobbiamo fare punti e basta, avevamo, ci sono vittorie di Breda, il gruppo, c'è il Pescara, e il Pescara comanda più di tutti quanti noi, di me, dei ragazzi e di tutti quanti. Quindi noi dobbiamo fare il bene del Pescara e basta, fino a quando saremo chiamati a farlo. E poi dopo, ma in quel momento dobbiamo cercare di fare il nostro meglio sempre. Ecco, io volevo fare soltanto una considerazione, ma velocissimamente, perché io so perfettamente che lei ha fatto anche la difesa a 4, l'ha fatta con ottimi risultati a Terni, quando giocava col 4-2-3-1, c'erano Avenatti, c'era Furlan, c'era Ceravolo e c'era lo stesso Falletti, quindi ricordo perfettamente anche quella ternana. Sì, ma anche a Chiavari e Lentella abbiamo fatto il giorno d'andata, che eravamo dentro il playoff col 4-3-1-2, cioè, ma non è quello... I vestiti, secondo me, ogni squadra ha un suo vestito. Infatti, per cui, che per dall'inizio cui. Dell'anno, tra me e Massimo, li abbiamo provati tutti. E quindi, perché tante volte quando tu hai una squadra con tanti giocatori di qualità, l'idea è quella, che puoi far tutto. Però invece il campo poi tante volte ti dice che non è così, che ci sono cose che danno più efficacia e cose che magari... hanno bisogno di tempo oppure ti richiedono delle cose diverse, quindi, ma secondo me andava fatto quello che è stato fatto, purtroppo abbiamo perso quattro partite. Grazie mister, grazie. Grazie ancora a mister Breda, insomma è un mea culpa che fa onore all'allenatore, questo è poco ma sicuro, e poi ci ricollegheremo con Enrico. Fabio. Sì, ma il mister è, sotto il punto di vista della onestà intellettuale non possiamo rimproverargli nulla, ha sempre detto quello che poi si è verificato, non si è mai nascosto dietro un dito, non ha mai cercato alibi e chiaramente quando ogni tanto l'abbiamo attaccato era perché ok, difendiamoci perché sappiamo fare meglio quello, giochiamo a 5 perché facciamo fatica a giocare a 4, però con un costrutto, no? Con delle certezze nel momento in cui si riconquista palla e si vuole andare ogni tanto a far male, magari non si riesce a farlo per 90 minuti, però bisogna avere un concetto di attaccare, cosa che ogni tanto non abbiamo visto qua, è per quello che l'abbiamo criticato, che poi lui dice che probabilmente deve giocare in questo modo. I numeri effettivamente gli danno ragione, perché poi quando ho provato a cambiare ha fatto sempre fatica. Alcuni giocatori soffrono questo tipo di gioco, giocando uno contro uno e cercando di stare un po' più alti con la linea, e quindi noi gli diamo atto che lui vede la squadra tutti i giorni e sicuramente avrà capito che il sistema giusto è questo. Andiamo da Enrico. Enrico, hai sentito Breda? Breda l'ho sentito, ma c'è venuto a trovare Max Mucciante che ci racconta un po', eccolo, ciao Max, ci racconta un po' qual è l'atmosfera nello spogliatoio del Pescara. Beh, l'atmosfera è, diciamo, di soddisfazione, sì, è brutto dire che per un pareggio ci sentiamo quasi aver vinto la Champions, però per come stava messa la squadra, ve ne siete accorti anche nei primi 20 minuti, abbastanza impaurita, per noi è un grande risultato. Volevo ringraziare, ne approfitto per ringraziare l'operato che hanno fatto i tifosi, perché se la squadra questa sera ha dimostrato una verve diversa, secondo me è da attribuire il merito anche a loro, che sono venuti in settimana ad aiutarci. Volevo anche dire un grazie particolare a Rigoni, che con 3 infiltrazioni e un dolore lancinante comunque ha tenuto botta in mezzo al campo. Ecco, questo non lo sapevamo. Ecco, queste sono tutte piccole cose che fanno gruppo. Speriamo che stasera sia un piccolo mattoncino e che con il passare del tempo riusciamo a fare qualcosa di in più. Noi abbiamo ascoltato Breda, eccolo che sta arrivando, sta per salire sul pullman, il tecnico biancazzurro, mi è sembrato molto equilibrato. Sì, lui è molto equilibrato, si è preso anche delle responsabilità importanti, però è anche vero che, ripeto, stasera chi ha dato una risposta importante è stato il gruppo, i giocatori che sono scesi in campo volevano riportare a casa un qualche cosa e ci sono riusciti, e questo per noi è grande, grande soddisfazione. Grazie a Max Mucciante, noi siamo qui, se si riesce a fare una battuta l'accettiamo volentieri. Io volevo, Massimo, non per essere il bastian contrario sempre, chiaro che se l'avete detto voi, l'ha detto Breda, è tutto sulla difesa a 3, però io il miglior Pescara dell'anno l'ho visto a Verona e lì la difesa era 4. Sì, però dipende, hai ragione, cioè miglior Pescara dell'anno fino a un certo punto secondo me, però
abbiamo fatto anche il Pescara ha fatto anche un'ottima partita secondo me col Monza, col Brescia dal punto di vista tattico, non ce lo dimentichiamo, non ha creato tantissimo, però sul piano tattico secondo me è stata la migliore. Massimo, sì, ti chiedo la linea soltanto perché sta per arrivare Max Busellato, ringrazio sì. Max Mucciante, questa è una chicca portare Busellato, anche perché l'autore del gol del momentaneo vantaggio, Max Busellato, quindi lo andiamo ad ascoltare veramente con grande piacere. Ringrazio Massimo Mucciante che ce l'ha portato qui ai nostri microfoni. Eccolo Max Busellato, vieni, vieni Max, siamo in diretta, intanto grazie, raccontaci quei 60 metri palla al piede. Sono riuscito a recuperare palla prima della metà campo, intercettare un passaggio, e volevo passarla ad Amir, l'hanno seguito, ho provato a andare da solo, è andata bene. Abbiamo detto più volte in studio che Busellato per tanti motivi è indispensabile. Non sono d'accordo con voi, già l'avevo detto mille volte, cerco di dare una mano quando sono chiamato in causa e oggi è andata bene. Mi dici che cosa è mancato per il gol del 2-0, perché potevi fare la doppietta? Sì, ero dietro il terzino loro, ho cercato di anticiparlo col piede, gli ho battuto addosso al ginocchio suo e non è andata bene come il primo. L'ultima, perché deve ripartire il pullman, quanto siete contenti dell'atteggiamento, della prova e del risultato? Siamo contenti di aver strappato un punto, in realtà c'è molto lavoro da fare ancora, siamo consapevoli, penso che adesso sia fondamentale dare continuità a sabato. Grazie, grazie a Max Busellato, grazie a Max Mucciante, buon viaggio di ritorno. Con le parole di Busellato, Massimo, io direi che ci possiamo fermare qui perché il pullman del Pescara sta ripartendo, non ci sono, come vi ho detto, né il presidente né il direttore Bocchetti. Mi fermo qui, un saluto a voi, un saluto chiaramente a Fabio Ferraresi e Danilo Cinquino, buon proseguimento con Terzo Tempo Live. Ciao a tutti! Buon viaggio di ritorno, grazie, grazie Enrico Giancarli per l'ottimo lavoro come sempre svolto al nostro inviato che si fa tanti chilometri, quindi insomma adesso dovrà tornare a casa, oggi purtroppo non ha potuto realizzare tante interviste, sappiamo che i dirigenti non sono ad Empoli con la squadra, però siamo riusciti a portare ai nostri microfoni Busellato che è stato uno dei protagonisti di questa partita, ricordiamo 2-2 il verdetto finale, Busellato al 48esimo, 62esimo Ricci. Poi c'è stato il triplo cambio da parte del tecnico dell'Empoli, Alessio Dionisi, sono entrati prima del pareggio di Ricci, giocatori che fanno la differenza in Serie B, Bairami soprattutto, che giocatore, no? Lo conoscevamo già per carità, però quando è entrato ha dato quel quid in più all'attacco empolese. Forte Massimo, molto forte, ma anche... Beh, poi Mancuso e la Mantia, cioè, non è che sono tanto, esatto, da meno. Moreo, voglio dire, cioè, chi più ne ha più ne metta. Infatti sono entrati Bairami, Mancuso e la Mantia al posto di Moreo, Matos e Olivieri. È chiaro che l'Empoli ha spinto molto. Poi ha questo bel giro palla, ma molto veloce, no? Una squadra tecnicamente dotata. Una bella organizzazione di gioco. È una squadra che già l'anno scorso il mister sì. l'avevamo apprezzato, no? Abbiamo Vero. Espresso spesso e volentieri apprezzamenti favorevoli sul suo conto, anche perché è molto giovane, quindi è molto preparato, riesce a fare questo 4-3-1-2 in maniera importante. Ha un anno meno di te, lo sai? Lo dell'80. So, lo so, è un allenatore che sicuramente farà carriera, si sentirà parlare di lui perché è molto preparato. Riesce con le due punte, nonostante questo sia un modulo, il 4-3-1-2, nel quale spesso e volentieri negli ultimi 35-40 metri è difficile dare ampiezza, sì. Perché il terzino sì, può andare in sovrapposizione ogni tanto quando la mezzala magari viene dentro, però poche volte riesce ad andare al cross e lui riesce a darla benissimo perché allarga spesso e volentieri sul lato palla dello sviluppo una delle due punte. E già l'anno scorso l'avevamo notato questo sì, qua da te. E quindi riesce con meno qualità il Venezia poi tra l'altro molto meno qualità. E quest'anno si sta prendendo gli onori della cronaca con merito perché comunque certo. l'Empoli è forte ma ci sono altre squadre che potrebbero ambire al primo posto o comunque lottare per la Serie A, ma lui sta là davanti da un po' di domeniche,
perché è un allenatore che è preparato e questo fa la differenza. Un'impronta chiara e riconoscibile, non ci sono dubbi, mi è piaciuto tantissimo Parisi prima della pubblicità, che conoscevo poco, l'avevo visto giocare in qualche altra circostanza, viene dall'Avellino, è un 2000, è un giocatore che ha spinto tantissimo, Samuele Ricci lo conosciamo già, un 2001 nazionale Under 21, insomma ci sono giovani anche molto ma molto interessanti nell'Empoli che guida meritatamente le classifiche del campionato di Serie B. Allora noi ci fermiamo. Eccoci qui, allora 21:44 in diretta su Rete 8 Sport, in attesa delle immagini, non sono ancora in nostro possesso, abbiamo salutato Enrico Giancarli, il nostro inviato allo stadio Castellani di Empoli, ha portato il suo microfono Max Busellato che è stato ammonito, poi sostituito, autore del primo gol, tra l'altro molto bello perché ha scippato il pallone a centrocampo, l'errore è stato di Stulaz ma molto reattivo Busellato che poi palla al piede, si è avvicinato all'area di rigore in Polese, bravissimo Seter nel movimento, gli ha fatto spazio e poi ha superato in dribbling Nicolau e con un sinistro preciso, di rara precisione dobbiamo dire, a pelo d'erba ha infilato il portiere Brignoli, un bel gol, no? Sì, ha fatto un bel gol, una bella transizione, si è rifatto dei due gol che si era mangiato sì, bravo. L'altra domenica, l'altra partita, però come dici tu, in questo centrocampo credo che sia indispensabile per quantità, per gamba, per intensità, comunque è un giocatore che si fa tanti errori, però recupera un sacco di palloni, ti permette ogni tanto di aggredire in avanti, è un giocatore, certo. È un giocatore positivo, dai. Io spesso e volentieri, devo essere sincero, Massimo, quando vedo le partite con i miei amici, specie con il mio amico Stefano, che salutiamo certamente, mi è capitato ogni tanto di dire ma come ha fatto Busellato a fare 200 e passa partite in Serie B? Però poi bisogna anche essere obiettivi, adesso che comunque ragiono anche da allenatore, perché certo. Vorrei fare quello, sicuramente se fossi allenatore di una squadra in cui c'è Busellato, il più delle volte difficilmente riuscirei a rinunciare a un giocatore del suo, come ti posso dire, dell'impegno che profonde, sì, un giocatore generoso, della generosità che mette, del messaggio che poi trascende alla squadra e ai compagni, no? Perché spesso è uno di quelli che dice oh ci siamo, ancora siamo in partita, certo. È uno di quelli che non molla mai, poi con dei limiti chiaramente, però è un giocatore che sicuramente in categoria ci sta. Eh sì, perché come dicevi poc'anzi, non so se è arrivato già a 300 presenze in B. Vicino. Però ci si sta avvicinando ed è un classe 93. Cioè non stiamo parlando di un giocatore che ormai è quasi pensionabile, assolutamente no, ancora nel pieno della sua maturità, credo che non abbia ancora compiuto 28 anni, quindi insomma è sicuramente un giocatore prezioso in un centrocampo, soprattutto quello della Pescara, che manca, se vogliamo, di aggressività, no? Di quella tigna, no? di quella bispugnandi almeno prima. Adesso ci sono altri giocatori che sicuramente sono andati a colmare questa lacuna, l'arrivo di Tabanelli, l'arrivo di Rigoni, lo stesso Dessena, che probabilmente non è ancora al massimo della condizione per come l'abbiamo visto con la regina, però sicuramente potrà crescere. Chiedo alla regia di far vedere anche la pagina Facebook, se possiamo, così per leggere qualche commento. Intanto ricordo le dichiarazioni di Breda, in sintesi, col passare dei minuti ci siamo sciolti, mi è piaciuto l'atteggiamento, bene sul piano dell'interpretazione, abbiamo anche provato a vincerla, nel secondo tempo forse ho peccato di presunzione e superficialità, cambiare sistema di gioco dall'oggi al domani è stato un errore, naturalmente il riferimento chiaro era la partita con la regina, nella quale forse Fabio ci sono state anche troppe novità, ieri per esempio Minguzzi sottolineava questo aspetto, cioè giocatori sì sono arrivati anche importanti di nome e importanti, però metterli tutti in una stessa partita forse è stato un errore di valutazione dell'allenatore. Oltre al fatto che poi mettere dei giocatori nuovi in un sistema di gioco collaudato non è mai semplice, quindi figuriamoci con pochi esatto. Giorni di lavoro, quello che a me mi ha dato a pensare e l'ho detto pure durante la trasmissione, che facendo determinate scelte ti sei preso un rischio importante, perché nel momento in cui non fai risultato
le gerarchie che comunque c'erano fino alla partita precedente, e quindi i giocatori che avevano tirato la carretta, vuoi o non vuoi, bene o male, che però avevano dato tutto per te fino a quella domenica, li hai messi un po' in disparte e ti sei preso dei rischi, no? Ti sì. sei preso dei rischi grossi, e appunto perché non è arrivato il risultato pensavo potesse portare degli strascichi, invece, sì. invece hanno reagito bene, hanno recepito il messaggio della società, sanno che devono difendere una categoria e una maglia, e questo è un bel segnale. Ma è solo l'inizio questo, perché chiaramente... No, però come atteggiamento come parlo Massimo, sì, come sì, atteggiamento, no, dico, chi oggi è cioè, entrato, chi ha giocato dall'inizio, chi era stato escluso, l'ha presa bene, con l'atteggiamento chiaro. Giusto, perché sono poteva risentirne il giocatore che è stato escluso a discapito di uno appena arrivato. Anche perché ricordiamo che sono 30 giocatori, quindi poteva diventare certo. una polveriera, uno spogliatoio. Certo. Allora, andiamo a leggere qualche messaggio, ce n'è uno anche per Fabio. Perché, buonasera, scrive Davide Fornaro, buonasera Massimo, un saluto al grande Fabio Ferraresi. Volevo dire, squadra viva, buona partita, Busellato mi ricorda Ferraresi come calciatore. No, non è proprio, insomma, caratteristiche non mi sembrano proprio similari, o no? Beh, lui sicuramente è un po' più di gamba, però quando io poi facevo quelle considerazioni inerenti al giocatore, un po' pensavo a me, dicevo... Cavolo, questo ha fatto 250 in Serie B e io soltanto 40. Ah, ho capito. Sì, un po', però ha indovinato il telespettatore, il mio stato d'animo. Salutiamo naturalmente Fornaro. Germano Gravina scrive: come mai la dirigenza non era presente? Pensavano ad una sconfitta, per cui erano impegnati a contattare un nuovo giocatore? Non è detto che Breda resti anche dopo questo pareggio. Buona serata, Germano da Cuneo. Beh, insomma, non credo che ci saranno delle decisioni sull'allenatore dopo questo pareggio, immagino, Germano. Ancora Germano, come mai i giocatori visitati dallo staff medico pescarese dichiarati sani ed idonei per giocare appena arrivati o dopo qualche partita hanno problemi di varia natura? Si pensa alla sfortuna o c'è qualcos'altro che non si riesce a comprendere? Arrivano giocatori già infortunati e lungo degenti come Ciocev, Antei e l'ultimo arrivato Volta, che sono subito dirottati al CROMP, centro di riabilitazione ossa e muscoli pescarese. Io ho una mia idea: è possibile che si possa fare business anche con giocatori con le stampelle? Buona serata, Germano da Cuneo. Ecco, se mi restringete ancora di più lo schermo, altrimenti non riusciamo a leggere per intero. Ecco, adesso va meglio. Per salvarsi bisogna vincere le partite, difendersi è molto più facile. Con un punto a partita andiamo in C, il 3-5-2 non ci farà vincere le partite, non ci illudiamo. De Canio subito. De Canio non mi sembra poi il tipo di allenatore, no? Con la mentalità, voglio dire, spregiudicata. Beh, è chiaro che con un punto a partita non ci salviamo. Beh, questo sì, questo si sa. Questa considerazione sicuramente è giusta, però questa sera abbiamo avuto dei segnali importanti. Cerchiamo certo. di vedere... ogni tanto il bicchiere mezzo pieno, noi dai. Spesso qua critichiamo, io in primis, però stasera non mi sento assolutamente di farlo, anzi stasera bisogna fare i complimenti al mister, alla squadra, perché ha dato segnali importanti di ripresa. Assolutamente. Allora Breda, stavo dicendo le sue dichiarazioni, le stavo riassumendo: forse un peccato di presunzione, superficialità, cambiare il sistema di gioco dall'oggi al domani è stato un errore, la difesa a 4 richiede tempo, ho sbagliato a cambiare molto nelle ultime partite, l'importante è aver ritrovato quelle certezze che prima la squadra aveva, adesso dobbiamo continuare così e naturalmente migliorare. Macin ha fatto una partita di grande sostanza, sei d'accordo sul discorso della partita di sostanza fatta da Macin? Beh, un allenatore, è chiaro che in conferenza sì, beh, infatti, certo. fa fatica. Cioè, in cuor suo, secondo te, Breda è soddisfatto della prestazione di Macin? No, non può essere soddisfatto. Non può essere soddisfatto perché da Macin si aspetta altro. Si aspetta qualità, si aspetta più continuità di giocata, ci si aspetta certo. che vada al tiro, che faccia assist, che ogni tanto rincorra, che vada a schermare il play della squadra avversaria. Io lo vedo ancora un po' indolente, un po' in difficoltà. Cioè un po' avulso, tu dici? Un po' avulso da per un squadra. Problema di natura fisica, secondo te? Ma secondo me non è arrivato a Pescara con la testa giusta. È arrivato a Pescara
un po' tacco e punta, come si dice nel gergo del calcio, un po' con la puzza sotto il naso, nel senso, io arrivo dal Monza, c'ho un contratto lungo, prendo tanti soldi, so forte, faccio la differenza soltanto che sto in campo, poi dopo bisogna dimostrarle certe cose. Deve secondo me switchare un attimo questo suo modo di pensare. Ma lui ce l'ha, altrimenti per le caratteristiche e le qualità che ha, Massimo, certo, alla sua età sarebbe su altri palcoscenici. Lui è un po', tra virgolette, presuntuoso, un po' indolente, un po' a volte anche fastidioso da vedere. Poi dopo ti risolve la partita e gli fai i complimenti. Non è un caso che fino a che si poteva andare allo stadio, e io ci andavo sempre perché poi venivo da te, in tribuna era il giocatore più criticato, sì, se vuoi, no? Era quello che poi faceva più imbestialire la parte dei tifosi che stavano là, e ci sta un motivo, perché poi il pubblico di Pescara è un pubblico competente, un pubblico che sa, un pubblico che ha visto, sì, un certo tipo di calcio, non critica a vanvera per partito preso. Quindi lui deve cambiare qualcosa nel suo modo di giocare, ancora tempo, speriamo che lo possa fare già dalle partite che di quest'anno che manca. Anche se ha vissuto prima della pubblicità il suo miglior periodo dell'esperienza biancazzurra proprio in biancazzurra proprio lo scorso anno, facendo 7 gol sino a gennaio. Diciamo che lo scorso anno ha fatto fare il salto di qualità a Zauri e alla sua squadra, eppure, la squadra allenata da Zauri. Eppure, ti torno a dire, era un giocatore che non sempre era ben visto, sì, da una parte di tifoseria, perché troppo discontinuo, ogni tanto un po' indolente, ogni tanto un po' fine a se stesso, deve cercare di cambiare un po' il modo di giocare. Certo. Se vuole ambire a certi livelli, chiaramente. Perché ha tutte le qualità per poi se vuole fare 10 anni di Serie B, può giocare, chiaro, ancora così. Del resto Sabatini lo andò a prendere in Spagna, l'ex DS della Roma, quindi evidentemente all'occhio lungo Sabatini è uno che se ne intende. Grandi qualità di Machin, come dici tu, ci deve mettere qualcosa in più, deve essere più continuo, soprattutto la costanza manca a Machin. Evidentemente anche un problema di natura fisica, non è arrivato proprio in perfette condizioni, ci vuole un po' di tempo, però insomma speriamo che possa tornare quello che abbiamo ammirato lo scorso anno, il Machin che abbiamo ammirato lo scorso anno. C'è anche da dire, Fabio, che Machin quando andò via a gennaio 2020 da Pescara per trasferirsi al Monza, in realtà ha giocato poco quel campionato, perché dopo 5-6 partite si è interrotta la stagione in Serie C, e quest'anno il Monza va a prendere Boateng, quindi è stato anche ha fatto anche più fatica per questo, no? Crediamo. Sì, sicuramente è stato penalizzato, gli manca un po' di ritmo, un po' di gamba, un po' di partita, però a maggior ragione quando vieni chiamato in causa devi cercare di farlo con un altro piglio, questo intendo. Chiudiamo qui l'appuntamento con Terzo Tempo Live, grazie a Fabio. Ciao, Ferraresi, Massimo. Ci vediamo sabato, come no, post partita Pescara-Venezia. La partita avrà inizio alle 14, ci saremo come sempre alle 16 con i contributi all'esterno dello stadio Adriatico, Giovanni Cornacca e il nostro Enrico Giancardi. Vi lascio alla telecronaca tra Acqua e Sapone e Deboli, massimo campionato di calcio a 5, telecronaca di Orlando D'Angelo. È tutto, grazie e buona serata.